Allora, qual è il prossimo segno da fare? Che ci stanno, che ci ho messo a fare queste carte qua? Qual è il prossimo segno? Io tiro giù carte su carte. Allora, settimana dal 22 al 28, qual è il prossimo segno da fare? Come sapete, tiro sempre con voi il segno. Il sole è appena uscito e riesce, è incredibile. Lo scorpione. Lo scorpione, il segno da fare è lo scorpione. Mamma, quanti dubbi, quanti pensieri, mamma mia, mamma mia. Tanti dubbi e tanti pensieri, ma qualcuno anche rimpianti. Lo scorpione non riesce a venire fuori da questa situazione. Guarda quello che non ha e non si concentra su quello che ha. Perché ha tanto, eh? Ha tanto, però continua a guardare quello che non ha. Vediamo com'è la situazione. Dalla parte dello scorpione abbiamo sicuramente Nettuno e Saturno in pesci. Dalla parte è un parolone. Saturno e Nettuno insieme chiaramente stanno cercando di rimettere ordine a tutte le emozioni. Il lavoro di rimessa di ordine, voi sapete che è particolarmente difficile quando dobbiamo rimettere ordine a casa. Prima buttiamo giù tutto e poi rimettiamo ordine se siamo concreti, se dobbiamo fare un lavoro ben fatto. Quindi immaginate che lavoro forte che arriva quando dobbiamo buttare giù tutto quello che riguarda le emozioni e ricostruirle, rimetterle in ordine. Non è semplice sicuramente. Quindi Nettuno e Saturno sono in pesci e vanno bene. Va benissimo poi tutto quello che arriva dal Capricorno. E in Capricorno abbiamo Mercurio e Marte. Quindi dialettica che va bene, voglia di fare, azione, eccetera. Ok. Mercurio e Marte questa settimana si aggiunge la Venere, che è rimasta nella vostra seconda casa, adesso passa in Capricorno, quindi si unisce a Marte e Mercurio in Capricorno, quindi grandissima forza arriva allo Scorpione, grande forza. Contemporaneamente, però, continua ad avere in opposizione Giove. Un Giove opposto è un Giove che non ti permette di rialzare veramente la testa. Quindi, nonostante i pianeti positivi, c'è questo Giove che un attimo ti tiene lì. Urano, che è pure in opposizione dal Toro, finora è stato retrogrado. Adesso il 27 passa diretto. Quindi, tre grandi movimenti questa settimana. E devo dirti che tutti e tre ti riguardano in certo qual modo, ma perché sono tutti e tre negativi per te? Poi, negativo è una parolona, ok? È una parolona. Diciamo che tu li vivi in una certa maniera. La luna piena del 25 in Leone è in quadratura con te, quindi la vivi un po' troppo di sbieco, ok? È un po' troppo messa male per te questa luna piena in Leone il 25. Il passaggio di Venere fortunatamente del 23 va bene, ok? Lo vivi bene perché passa in Capricorno da alleato. Il 27 abbiamo il passaggio di Urano diretto, che è in Toro, sempre in opposizione, quindi hai due grossi movimenti in opposizione. Ti voglio ricordare, dopo tutto quello che abbiamo detto, però, altre due cose. Il Sole e Plutone. Il Sole e Plutone sono in quadratura, sono passati in quadratura sabato e domenica per lo Scorpione. Quindi lo Scorpione si ritrova questa strada semibloccata, diciamo. Non è bloccata, però diciamo che deve stentare un po' di più con un Plutone che per i prossimi 20 anni sarà in quadratura e che in qualche modo tenterà di non farvi rialzare la testa da un punto di vista, cioè ci sarà sempre qualcos'altro da pensare prima di pensare a voi. Però di questo ne parleremo quando parleremo di Plutone, perché prima o poi affronteremo il Plutone in acquario sul serio, farò proprio un video. Per quanto riguarda il Sole, beh,
Non importa, è un periodo dell'anno che sapete che deve passare. Energia interna dello scorpione, la ruota della fortuna. Energia esterna, l'asso di denari. Il 3 di denari, vedete come sono belle queste carte alla fine? Sì, abbiamo parlato tanto, poi però poi alla fine, eccole qua, queste carte sono belle. Quindi la tua energia di qualcuno che si vuole muovere, e si vuole muovere alla grande, si vuole muovere velocemente. Vuole arricchirsi, vuole stare con i... C'è una situazione di colleghi, per esempio, no? Con cui si sta bene. Adesso andiamo a vedere. Quindi ok, dubbi, ok, tutta la situazione che vuoi, però alla fine arrivi con un'energia carica. Però vediamo se la fortuna di cosa ci parla. Ancora il 5 di coppe. Il 4 di spade. Il 9 di coppe e il 2 di spade. Relativamente ad amicizie, colleghi, eccetera. Ci sono stati tutta una serie di cambiamenti, anche abbastanza veloci. Cambiamenti che però ti hanno creato tutta una serie di dubbi. Ci potrebbe essere tanta indecisione relativamente a dei rapporti, rapporti che ti stressano. Il 4 di spade, no? Ripeto, sembra che riguardino colleghi oppure entrate di denaro. Che, ripeto, secondo me... sono tutta una serie di azioni che si muovono, di cose che succedono così rapidamente che in qualche modo lo scorpione c'è un attimo stordito. Però sa, ecco perché il 5 di coppe lo trovo dappertutto. È come se fosse continuamente dubbioso, grande indecisione per lo scorpione effettivamente. Non sa che fare in una situazione. Non sa se aprire o chiudere, se abbandonarsi a questo senso di pienezza o di... Perché qui c'è il 9 di coppe, ragazzi, il sogno. Qui c'è una situazione che si è sognata, ma che in qualche modo, però, a cui si è arrivati, ma che in qualche modo, però, vi fa stare non benissimo. Vi mette un sacco di dubbi nella mente, non confusione. Proprio è come se aveste dei rimpianti verso qualcosa che poteva essere e che non è stato, o viceversa, ok? Asso di denari, col 6 di coppe, col 3 di denari ancora, col 10 di bastoni e con l'8 di coppe. Qual è la situazione esterna? La situazione esterna è di qualcuno con cui o che fa parte del vostro passato, o che fa parte del lavoro. Qui c'è molto il lavoro, eh. Tra i denari, parla di colleghi, parla di scambi, parla di entrate, ok? Di investimenti. Quindi qui c'è effettivamente qualcosa in cui si è investito, ma e sembrerebbe qualcuno del vostro passato, qualcuno con cui sentite una sorta di collegamento animico. Ma a un certo punto c'è stato lo stop. Il 10 di bastoni mi dà l'idea proprio dell'arrancare, è diventato un rapporto faticoso, è un rapporto faticoso, o è una situazione anche lavorativa che si è aperta, nuova, ma che impone fatica. Quindi non escludo che ci siano degli scorpioni che in questo momento stanno avendo un grandissimo momento magico da un punto di vista lavorativo. Ma è un momento che ci impone tanta tanta fatica, per cui bisogna lasciarsi indietro qualcosa perché non si riesce a portare avanti tutto, ok? Se sono relazioni che bisogna lasciarsi indietro, beh, ci si lascerà indietro sicuramente le situazioni che non ci che pensiamo non ci abbiano dato quello che dovevamo avere, quello che ci aspettavamo, quello che pensavamo di meritare. Ok, allora vediamo come sarà sta settimana. Come si arriva? Si arriva con la luna. Qual è l'ostacolo? Il carro. E qual è l'azione? Il paggio di bastoni. In fondo mazzo c'è l'asso di spade. Si arriva con la luna, si arriva con un sacco di emozioni e di paure.
Quindi c'è una situazione che ti coinvolge, che ti impaurisce per certi versi, perché non riesci a vedere il fondo, non riesci a vedere oltre la superficie. O sei tu che non mostri la superficie. Il matto, l'imperatrice, il re di denari e l'otto di bastoni. Quindi c'è effettivamente questa idea del movimento, ma soprattutto c'è il risolvere alcune problematiche. Lo stare bene, questa è la cosa bella. Io credo che a livello emotivo lo scorpione abbia dovuto fare un'operazione radicale. Il matto, no? Cominciare da capo, da zero, comincia da zero. Ha ricominciato da zero. Ricominciando da zero, in qualche modo sono arrivati i risultati. Questi risultati sono stati abbastanza positivi. Bisogna comunque continuare a investire, perché questo investimento ci porta tantissimo. Ok, vediamo qual è l'ostacolo. L'ostacolo sembra un trasferimento, sembra un viaggio, sembra qualcosa o qualcuno che sta lontano. L'otto di denari, la papessa, il 9 di denari e il paggio di spade. Molto presente il segno dell'acquario, dello scorpione, vabbè, e del toro. Il toro d'altronde con la luna ci sta, e i pesci, perché il cancro, pesci, cancro, quindi tutti i segni d'acqua, tutti i segni d'acqua. E poi l'acquario soprattutto, tante volte, e il toro. Qualcuno di voi è stato trasferito, o ha in mente un viaggio, o ha a che fare con persone che viaggiano e ha difficoltà a trovare l'equilibrio con queste persone o in questa situazione. Per cui bisogna prendersi del tempo per valutarla bene. Si continua a spiare la situazione di nascosto, però non si pensa, lo scorpione sta pensando un po' molto di più a sé che agli altri in questo momento, ma perché è il momento giusto di pensare a sé, effettivamente. Non è sicuramente il momento di investire con questo Giove in opposizione col Sole in quadratura, eh? Quindi sì, è uno scorpione che in qualche modo pianifica dei grandi cambiamenti, però li tiene nascosti, non li dice, ok? Quale sarà l'azione? Il paggio di bastoni è col 4 di spade, col 10 di denari, con la torre e col 9 di spade. Potresti dire o fare qualcosa che in qualche modo ti provoca dei grandi dispiaceri, quindi o potrei, perché provoca il crollo di qualcosa, provoca qualcosa che collassa e collassa inaspettatamente. Potrebbe essere un rapporto, potrebbe essere una situazione in cui finora siete stati bene, potrebbe essere qualcosa che a livello di famiglia, di amicizia, di colleghi. Siamo attenti perché questa settimana qualcosa si muove rapida, l'avevamo vista con la ruota fortuna, si muove molto rapida, ma si muove nel senso che inaspettatamente in qualche modo si distrugge, in qualche modo collassa su se stessa, esplode. Non è più tempo, ecco. La mia sensazione è che non sia più tempo per qualcosa. E l'azione di questa settimana dello scorpione è apparentemente quella di rimanere fermi, apparentemente. Per qualcuno effettivamente ci sarà il rimanere fermi, ma perché si è così dispiaciuti, preoccupati da questo improvviso crollo di una situazione che ci faceva stare bene, che ci dava tantissimo a livello professionale o a livello, non dico emotivo, ma pratico, ok? Quindi era come se avessimo una sorta di scudo attorno a noi, di qualcosa che ci dava prosperità, stabilità,
Sicurezza, sicurezza. Quindi potrebbe essere che a livello familiare c'è un alterco con un figlio, con una persona più piccola. Potrebbe essere che, e quindi questa cosa vi mette un attimo in agitazione, tanto da rimanere fermi, immobili, fortemente stressati. Così, così, così come dico che ci potrebbe essere una sorta di crollo di una situazione, ripeto, che ti faceva sentire sicuro, o economica, o pratica, perché non posso dire emotiva. Pratica, è come se ci fosse una situazione che ti accoglieva, ti faceva stare bene e che adesso in qualche modo crolla. Crollando porta con sé tanto, tanto disappunto. Quindi questa è una settimana, caro il mio scorpione, da prendere un po' con le pinze. Non è brutta, ok? Nulla è brutto. Però qui ci sono situazioni che minacciano veramente di travolgerti. Sia che siano situazioni che in qualche modo abbiano a che fare con un'espressione verbale troppo forte, sia che invece siano situazioni che coinvolgano famiglia o compagnie, ok? Che finora ci avevano fatto stare bene e che in qualche modo però a un certo punto non riconosciamo più. Non riconosciamo più lo stare bene in questa compagnia, con questa persona o in questa situazione. Per chi ha avuto dei trasferimenti, per chi ha avuto degli avanzamenti di carriera, questo è un momento abbastanza forte in cui si deve dare tanto, lo scorpione deve dare tanto, tanto, tantissimo, e probabilmente questo è un momento di grande stanchezza. Perché? Perché dà tanto, si muove tanto. Vediamo cosa ci dicono gli sciamani, scorpione. Lo stregone. Stregone è un poco, secondo me, lo scorpione, io ve lo dico. Lo stregone, la carta 48. Il potere oscuro. Lo stregone rappresenta l'aspetto distruttivo, la torre che abbiamo visto, della psiche umana e il comportamento egocentrico che ferisce gli altri. Simboleggia idee e convenzioni che favoriscono separazione, conflitto e penuria. Ti ho detto, questa è una settimana particolare, Scorpione. Potresti improvvisamente dar di testa o trovarti a vivere dei crolli. C'è poco da fare, dei conflitti, delle separazioni, per certi versi anche inaspettati. Ok? E però devi affrontarli, c'è poco da fare. Quando lo stregone entra nelle vostre carte, siete chiamati a osservare come le vostre convinzioni relative alla penuria e ai timori egoistici si manifestano nel vostro mondo. Quindi, più pensate di non avere il 5 di coppe, più collassa nella vostra realtà il non avere. Esaminate la parte distruttiva della vostra psiche che fa cattivo uso del potere. O alberga sentimenti di risentimento, vendetta, concupiscenza, avidità, bigottismo o odio. Forse avete fatto soffrire qualcuno a causa di queste tendenze. In tal caso non tutto è perduto, avete solo dimenticato che tutte le cose sono interconnesse e che l'universo è ricco. Lo stregone arriva nelle tue carte per indicarti che è il momento di cambiare le tue idee, il tuo modo di pensare. C'è una seconda possibilità davanti a te. Correggi la rotta ed esercitati a non incolpare gli altri per l'oscurità che è dentro di te. Ci sono tanti scorpioni in questo momento, 5 di coppe, che non riescono a vedere le cose positive, vedono solo le cose negative. È colpa tua, Scorpione, se vedi solo le cose negative. E più le vedi negative, più nella tua realtà collassano cose negative o mancanze. Non dimenticare mai. Quello che pensiamo si crea. Ok? Perfetto, Scorpione. Spero che ti sia piaciuto. Mi raccomando, metti like a questo video se ti è piaciuto. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Clicca sulla campanella per essere sempre al corrente, avvisato dei prossimi video. Io ti saluto, ti do appuntamento la settimana prossima per il nuovo messaggio, chiamiamolo così, settimanale. Bye bye.